Splendido sole per godersi un bel giro in bicicletta sull'altopiano della Paganella. Punto di partenza è Andalo e adesso ci dirigiamo verso il lago di Molveno. Dopo pochi chilometri siamo arrivati al lago di Molveno. Acqua trasparentissima, un verde brillante, un lago di una bellezza unica, ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Ci fermiamo un attimo per fare due foto, il video e poi continuiamo verso il lago di Nembia. Siamo arrivati al piccolo lago di Nembia. Qua siamo a metà strada fra il borgo di San Lorenzo in Banale e il lago di Molveno. Questo lago è sicuramente meno frequentato del lago di Molveno. Continuiamo a pedalare e adesso ci dirigiamo verso Ranzo. Dopo una bella discesa impegnativa su un sentiero nel bosco, siamo arrivati al piccolo paese di Ranzo. Qui ci troviamo all'incirca a metà del nostro percorso, adesso inizia la salita e la nostra prossima meta sarà Margone. Stiamo percorrendo un tratto di strada molto bello, molto panoramico, da dove si può vedere il lago di Toblino, il lago di Cavedine e in lontananza anche il lago di Garda. Spettacolare! Siamo giunti in un'oasi di pace che è il paese di Margone e adesso sempre avanti, sempre più su verso la Paganella.
Buon appetito con un buon panino alla mortadella. Allo speck. Siamo arrivati a Malgagaggia, quota 1543 metri, e adesso continuiamo verso il passo San Giovanni. Arrivati a passo di San Giovanni e adesso si continua verso Paganella 2. In quest'ultimo tratto di strada, che è tutto un bel saliscendi, siamo stati accompagnati da un bel panorama sul gruppo del Brenta. Molto bello! Siamo pronti, più che pronti, per una nuova avventura. Scendiamo ad Andalo attraverso una pista da downhill. Speriamo di arrivare sani e salvi, vedremo poi. Ritornati ad Andalo e siamo arrivati alla chiusura della nostra pedalata. Oggi siamo stati molto fortunati perché è iniziato a piovere soltanto quando siamo ritornati alla macchina. Il giro in bici è stato molto bello, su un itinerario vario. Abbiamo visto due bellissimi laghi, spettacolare il panorama sul gruppo del Brenta e, ciliegina sulla torta, ci siamo divertiti a scendere su una pista di downhill. Complessivamente l'itinerario non presenta particolari difficoltà, tranne alcuni tratti in discesa e ovviamente la pista di downhill.
per ovvi motivi. Come sempre, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima! Kisses to make you